Ciao Ayu, buongiorno. Siamo arrivati al sesto giorno. Al sesto giorno di 10, questo significa che siamo già nella seconda metà. Però la cosa veramente fantastica di questa giornata è che il festival praticamente inizierà alle 2:30. Adesso è l'1:20 e sto per arrivare a Giffoni. E questo sapete bene cosa significa, perché se avete visto i video precedenti sapete perfettamente che è ora di pranzo. E quindi si arriva a Giffoni, si mangia, poi forse se ci va si va a fare qualche intervista. Visto che oggi fa davvero tanto caldo, c'è qui il nostro Tonino che... Se puoi raccontare in telecamera che cosa sta succedendo? È quello che stiamo vivendo tutti quanti di noi, ci siamo comprati un gelato. Nel senso che mo arrivano 40 gelati in attesa che arrivi Matteo Garrone. Cioè, quando Matteo Garrone arriverà, troverà tutti i giornalisti con il cono in mano. Beh, sarà contento per lui. Se non ci fosse stato tu saremmo stati. Ma non poche pazienza, c'è una vecchia canzone del mio amico Bud Spencer, fatta da lui, composta da lui, sì, cantata da lui, che la dice lunga su quella che è la vita. Il titolo della canzone è Futta Tienna. È la cosa più bella accaduta fino adesso. Ah, saluto. È arrivato Garrone. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Fai così, se non siamo sempre noi. Qui siamo Giffoni. Ormai siamo amici. Noi siamo nel nostro migliore amico. Da quando siamo al Giffoni. Ciao. Non so quanto ti porta. Vi voglio bene. Oh, come il posto è bello. Sì, ciao, sono il proprietario. Vogliamo tanto bene i fan di... Come ti chiami? Vincenzo Giordano. Vincenzo Giordano. Che mi sono dimenticato. Vogliamo tanto bene i fan di Vincenzo Giordano. È uno di quei due. Se la fate cadere vi spacco la testa. A uno. Oh. Ah, significa che si sta bene. Lontani quello che ho combinato. Ma è capitato? Si stava per uccidere l'iPhone, è capitato. Guarda che bello effetto, vedi? A volte, nelle cose involontarie, nelle cose più semplici, una bellezza nascosta è fantastica. Un po' più freschino, eh.